Dunque, la macchina è praticamente 2 ore dopo l'omicidio, due carabinieri sulla Tuscolana rinvenirono la macchina di Pietro Pasolini, che era Roma K69996. E andarono a casa di Pierpaolo, che abitava a Via Furata all'epoca, suonarono, gli aprì a Chiarcossi, a cucina, e gli comunicarono il ritrovamento di questa macchina. Ma come, quella stava Ossia che scappava a 160 all'ora, a lungomare Duilio contromano, invece sta sulla Tiburtina. C'è qualcosa che non quadra, no? Cioè, Pelosi sarebbe scappato con la macchina di No, Pasolini. no, per me non è scappato, perché Pelosi si è inteso male, l'hanno lasciato sul posto. Allora gli altri, chi erano, non lo so, sono fuggiti dalla macchina di Pasolini, e siccome è stata trovata abbandonata sulla Tiburtina, probabilmente i sicari erano dalla zona, hanno mollato la macchina e se ne sono andati a casa, è chiaro. Scusi, io sono arrivata adesso. Lei chi è? Silvio Scusi? Parrello. Quindi è il nuovo No, no. testimone? Sì, sono io. Cioè, è lei che è Io andato... sono un artista, pittore d'oro. Cioè, è lei che è andato dalla procura a raccontare... Certo, l'amico. Perché lei ha detto che ha sentito delle cose, non sono informazioni che le ha avute direttamente, le ha avute da qualcuno. Sì, io ho indagato per parecchi anni, poi ultimamente volevo una conferma a questo, l'ho avuta, c'è un testimone e ho parlato, perché senza testimoni non si può parlare. Che cosa ha raccontato alla procura? Che la macchina che ha ucciso Pasolini fu portata in una carrozzeria al Portuense. Il primo carrozziere si rifiutò di ripararla in quanto vide che era sporca di sangue, fango ed era urtata. E poi da molto ha filmato, si vede. E poi invece il secondo carrozziere la riparò. E questo cosa vorrebbe dire? Che è stata un'altra macchina, no? E lì è stata la macchina di Pasolini a montare sul corpo di Pasolini. Io ho indagato per passione, per riconoscenza. Questa è stata, diciamo, per me una missione doverosa verso la madre, perché gli hanno massacrato pure Guido, 20 anni di partigiani di vita, eccetera, eccetera, insomma, poi mi è stato così, e mi sono preso questo impegno, e credo di esserci riuscito bene.